si va. Stiamo facendo il loro gioco. Per favore, non facciamo il loro gioco. Siamoci zitti, altrimenti sorprende la cosa. Che siamo venuti a fare qua? Per me. Per favore. Per favore. Siamo venuti per questo qua. Allora, i lavori del Consiglio proseguono. I lavori del Consiglio proseguono. Vogliamo fare la decisione. Adempimenti preliminari. C'è una nota a firma di tre consiglieri comunali che vengono al consiglio. Oggetto servizio farmaceutico notturno. Il servizio farmaceutico notturno è essenziale per la cittadinanza di Roma e in particolare per quelle migliori soggetti che soffrono di patologie croniche o legate all'età avanzata e necessitano di una disponibilità di farmaci delle 24 ore inclusi presidi. Accanto alla giunta di necessità affascinare i cittadini, anche concernenti a stringenti perché impreviste e di prevenire. Concetto questo come i precedenti di alcuni economici. E altrettanto indiscutibile che sia l'amministrazione comunale, né regolamentare l'attività delle farmacie, devono perseguire l'obiettivo di assicurare ai cittadini il massimo e più efficiente dei servizi possibili, in special modo in un territorio basso di intensamente popolato come quello di Casola. Non molto tempo fa si è provveduto ad una licita regolamentazione dell'attività notturna delle farmacie, prima di dire che in concreto ha drasticamente ridotto l'ampiezza del servizio fornito a quei quasi obiettivamente esagerati in cui si è parlato con l'ASI. Va dove ritenendo che la normalizzazione del settore non precipita dalla licita regolamentazione della sua casa della legge regionale, avete prodotto un principio potenziale in relazione all'esposizione del servizio di progetto con la direzione di un'area massima di 24 settimane e il trattato di un lavoro di organizzazione del servizio per l'articolo 14. L'ordinamento della città della legge regionale è stato approvato in mano dal legislatore nazionale Decreto Bersani che ha ampliato il nuovo di esercizi abilitati e seguito più di medicinali e sanitari ed ha accolto le indicazioni circa la libera concorrenza anche nel settore sanitario, quindi l'autorità garante della concorrenza dell'autorità, ha tanto raggiunto che varie regioni hanno seguito varie linee maggiormente favorevoli al riconoscimento della piena autonomia delle funzioni degli esercizi farmaceutici con il riferimento dei limiti e doveri una risata che avete di livello di riservazione. Nemmeno la legge regionale della Banca di Città di Medicina, che è l'infine, appare in detto come competenza ha sostanzialmente modificato il regime della precedente legge regionale, come per esempio tanto sempre l'articolo 7, che vede, durante le ore di uso di qualsiasi giorno di tempo che sia il servizio della Chiesa sarà assicurato, ma nei comuni con più di 100.000 abitanti o lavoratori di provincia a ha chiamato il coloro che hanno attraverso farmacie e farmacie negli anni dove non più di una farmacia tutto non ha chiamato c'è comune stazione con la sua farmacia tutto non di farmacie non vi ha chiamato a voce in quale posto di dell'ordinazione da portare del professore a fare il tempo per selezionare un sereale della popolazione di Argentina di circa 100.000 unità di servizio di un giorno per decine sia ora un caso di 5.000 persone abitate per leggere la prossima del formulare un compito di un'altra 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 di
Silenzio! Stando alla carenza del trasporto pubblico già in quello di Cuneo e la scarsa sicurezza di Grazia, il tempo spetta come si vede delle ore notturne. Tale evento dovrà necessariamente incontrarsi dalla nave, le scelte delle amministrazioni cittadine, del senso di famiglia cittadina, di tutto il piano di Cuneo, in modo da tutti i saggi, delle classi più deboli. Ci sia consentito molto una considerazione in ordine cronologico, ma non certo di importanza in merito alla sopra assoluta assenza di costi per la pubblica amministrazione e della conversione della popolazione dottorale di rischio, perché le tradizioni trovano una propria moneta di loro economico, percepiscono al proprio futuro pubblico di ripetere questo mano di veramente collocare. Ci vuole dire che sia dovuto che l'amministrazione non ha lottato tutte quelle misure che si devono cittadini. Di una centrale elettrica realizzata per masse, tra parentesi in modo vegetale, in zona rurale alpina. Saputo che il permesso a costruire è stato concesso dalla Regione Campania nel 2008, anche con il parere positivo del dirigente d'ambiente e al paese di comunicazione senza che ne fosse informato il Consiglio Comunale. Considerate che i cittadini hanno il diritto di sapere cosa potrebbe fare che si verificheranno quando la centrale sorgerà a poca distanza da casa loro. Chiedono di convocare con urgenza il Consiglio Comunale di seduta straordinaria per spiegare la città dal Consiglio Comunale di adozione del parere positivo espresso da codesta amministrazione non autorizzata in pieno centro abitato, vicino ad una scuola media, la Cucini, una centrale di 8,7 MW, quando confinante Casalbuono, tramite la sua amministrazione comunale, ha deciso di chiudere il piano all'aula addirittura di minore potenza rispetto a quello previsto per la nostra città. Hanno firmato Russo Ludovico, Marino Mariano, Marco Luisa, Russo Francesco, Sverre Antonio, Sposto Romano, la Sotti Francesco, Russo Francesco, Casolano Gennaro, Rapano Andrea, Russo Angelo, Mamassi Emilia, Scaparito Luca, Leano Francesco, Balsamo Giuseppe, Rossetta Vincenzo, Ferdinando Dana, Fuccio Pasquale, Bernardo Antonio e Francesco Esposito. Quindi sono più di 20 figli, questa è la totalità dell'intero Consiglio Comunale. Allora, dopodiché do la parola al sindaco.